Eccoci qua. We tip. Tip. We tip. Cioè, non, esatto, nel senso, tip, non nel senso della mancia, però. Nel senso del suggerimento. Del suggerimento. Del rovesciare. Per qualche ragione c'è. Magari bisogna spostare il cursore, non so. Vabbè, c'è una piccola cosa. Posso cominciare? Vai, vai, vai. Vai. Salve a tutti, sono Damiano Ramazzotti e sono qui per presentarvi WeTip. Il problema che cerchiamo di risolvere è che trovare cose belle, interessanti, divertenti da fare non è sempre facile, ma ciò che è ancora più difficile è coinvolgere altri nel farlo. Quanti di voi costantemente ignorano eventi su Facebook? O quanti di voi hanno creato un evento e non è venuto nessuno? Immaginate chi di voi invece ha un'associazione, un gruppo, una no profit. Bene, avrete visto che le persone da coinvolgere attivamente nella vostra attività sono molto difficili da trovare, ma la cosa più difficile è tenere queste persone coinvolte nelle nostre attività e evitare che si perdano. Ciò che WeTip fa è utilizzare le passioni e le competenze degli iscritti per aiutare i gruppi a coinvolgere, reclutare e moltiplicare le loro risorse umane e aiutare gli utenti a trovare o creare facilmente bellissime attività nel mondo reale. Guidiamo gli utenti attraverso un breve processo di profilatura in cui ci indicano i loro interessi e competenze, che ci permette già dopo poco tempo di dargli dei suggerimenti di attività, come potete vedere qui. Gli utenti possono, le attività sono suggerite sulla base degli interessi degli utenti, chiaramente. Gli utenti possono filtrare questi suggerimenti e possono in ogni schermata darci ulteriori indicazioni riguardo ai loro interessi. Questo rende i suggerimenti più accurati, ma scagliona il processo di profilatura nel tempo, rendendolo più user-friendly. Gli eventi sono user-generated o importati da Facebook o potenziali siti partner, ma abbiamo una salsa segreta, cioè il fatto che noi non ci aspettiamo che gli utenti creino attività, ma gli suggeriamo attività che possono essere interessati a creare. Immaginate che ci siano 5 persone intorno a me che vogliono imparare la fotografia e io posso insegnarla. WeTip automaticamente mi suggerirà di creare una lezione di fotografia. Questo rende assolutamente facile creare attività, un click è sufficiente, e quindi aumenta il numero di iniziative presenti sulla piattaforma. La terza feature che vi mostro è ciò che offriamo ai gruppi, cioè la possibilità di avere una foto di tutte quelle che sono le competenze e le passioni all'interno del proprio gruppo. Questo gli permette di identificare dei trend, per esempio in questo gruppo a molte persone piace la fotografia, e di reperire delle competenze che altrimenti andrebbero a ricercare al di fuori del loro gruppo. Ora, come acquisiamo utenti? Acquisire utenti individualmente è costoso, è difficile, è dispendioso, si può fare. Rivolgendoci a gruppi e offrendo loro un minimum viable product, cioè un prodotto minimo che non richiede massa critica perché è destinato a mappare i membri esistenti del loro gruppo, noi acquisiamo gli utenti di questi gruppi. Acquisiamo gli utenti di un gruppo, il referral tra un'organizzazione e l'altra è incoraggiato dal fatto che le organizzazioni possono creare dei network, mettere in condivisione le loro risorse umane e moltiplicarle. Poi noi connettiamo le persone all'interno di questi network, suggerendogli attività a cui partecipare o da creare, e la presenza di attività sulla piattaforma è una fonte di attrattiva per persone che non erano parte di queste organizzazioni. L'effetto collaterale è che attività sono un ottimo modo per coinvolgere persone e reclutarle a loro volta nel vostro gruppo. Da dove cominciamo? Ho parlato di gruppi. Bene, ci rivolgiamo soprattutto all'inizio al mondo associativistico, no profit e del volontariato, perché sono quelli che più di tutti sentono la necessità di tenere coinvolti la loro base di volontari, che sono una delle loro risorse chiave. Sono una industry che in America riceve 290 miliardi di donazioni l'anno, sono 140 milioni, la nona nazione più grande al mondo. Abbiamo già decine di organizzazioni in tutto il mondo che supportano WeTip, che ci hanno aiutato a validarne il modello e che saranno i primi utenti. Il nostro business model è basato sugli eventi. Gli eventi gratis saranno sempre gratis, mentre gli eventi a pagamento, per essere inseriti nella piattaforma, si paga una piccola fee su base freemium. Oppure gli utenti potranno avvalersi del nostro sistema di ticketing o crowdfunding. Un asset futuro sarà la possibile vendita di dati statistici sulla base degli interessi degli utenti. Combiniamo le funzionalità di tre tipi di competitor, cioè siti che suggeriscono eventi,
siti che aiutano gruppi a coinvolgere e gestire i loro membri e siti che permettono di monetizzare sugli eventi, che tra l'altro potrebbero essere dei partner. Il nostro vantaggio su di essi, oltre a un migliore sistema di profilatura e user experience, è che siamo gli unici in grado di suggerire agli utenti attività da creare, individuando interessi convergenti. Il nostro team è composto da 3 persone, Stefano Ortona, ingegnere informatico ad Oxford, Evgeny Lahansky, project manager e ingegnere informatico nel mondo no profit in Bielorussia, ed io, Damiano Ramazzotti, io sono un formatore e facilitatore internazionale e mi occupo di partecipazione attiva. Questo è il mio lavoro e ciò che ho cercato di fare è replicare i principi che sono più efficaci per coinvolgere e mobilitare le persone e riportarli su un sito che li automatizzasse. Nicola Mattina è il nostro advisor, ci ha aiutato nella parte di customer development e analisi delle necessità degli utenti e ci aiuterà nella parte di comunicazione. E il nostro obiettivo è arrivare a dicembre 2013 con la nostra release ufficiale, per la quale cerchiamo 150.000 euro. Stiamo già costruendo un minimum viable product che sarà pronto a fine febbraio sotto forma di una Facebook app. Grazie a tutti. Fantastico, fantastico. Molto, molto bravo. Tu invece il tempo l'hai consumato tutto, però se c'è una domanda, nessuna domanda, sei stato bravissimo. Allora, grazie. Passiamo a occuparci di case vacanze? No. Votare. Votare. Allora, musichetta. Via col voto.